Ferragosto. Il nostro piano era quello di andare a casa dei miei genitori in campagna, staccare da Milano e stare nel verde per una settimana. Però c'è stato un piccolo imprevisto e quindi cambio di programmi. Anche questa settimana la passeremo a Milano. E perciò oggi andremo a festeggiare con il pranzo tipico milanese del buon sushi. Involtino primavera fritto e involtino primavera al vapore. Non saprei dire quale preferisco. Barca sushi e barca sushi vegano. Cin. E chiudiamo con cheesecake vegana e soufflé al cioccolato vegano. Buono, molto molto cioccolatoso. È la cosa più soffice che abbiamo mai mangiato. Ah, che bella scorpacciata. Un po' scomodo perché questo sushi è a Paderno Dugnano, però è l'unico sushi che è buono e ha anche opzioni vegane. Su Milano non abbiamo mai trovato un sushi così. Se magari lo conoscete, ditecelo che andiamo a provarlo. Martedì. Voglio raccontarvi una cosa. Quando eravamo a The Showland, Alberto mi parlò di questo programma dove in pratica tu scrivi una frase qualsiasi e un'intelligenza artificiale ti crea un'immagine raffigurante ciò che hai scritto. Assurdo. Così ho subito provato questo programma e faceva schifo. Di tutte le cose che ho provato a scrivere, l'immagine migliore che è uscita è questa. Un fotomontaggio neanche fatto troppo bene. Finché qualche giorno fa ho visto un video di Luca di Scacciati dove racconta e mostra questa stessa identica cosa, ma su un sito che funziona perfettamente. Midjourney. Bisogna collegarsi attraverso Discord. Ok, scriviamo immagine, poi questo. Ok, e qua dobbiamo scrivere quello che vogliamo creare. Allora, bisogna scrivere in inglese, quindi sono andato su questo traduttore, ho scritto questa cosa: Spider-Man che cavalca un drago con una spada laser come se fosse Napoleone. Andiamo a vedere. Invio. Sì, 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 lo sta creando. Lo sta creando. Piano piano sta prendendo forma. In pratica ti crea quattro versioni e poi tu puoi scegliere quale versione ti piace di più e andare a fare delle ulteriori modifiche su quella versione che hai scelto. Ok, che roba strana. Sembrano delle carte di Magic. Comunque nel mentre puoi vedere le cose che fanno gli altri. Bella questa. Raga, ma questo è bellissimo. Questo ha creato un fumetto. Ma che cacchio ha fatto? L'uomo che odia la criptonite. Voglio vedere come si comporta con le cose astratte. La soddisfazione di aver raggiunto un obiettivo. Interessante. Fa paura se pensi che sono immagini create in neanche un minuto. Questi qua siamo io e te ai piedi della Tour Eiffel con Maya come se fossimo un quadro di Monet. Gli ho detto Jaser. Quindi vediamo io come sono per un'intelligenza artificiale. Cioè questo sarebbe Jaser. Ok. L'ultima poi giuro. Basta. È una cheat. Il potere del sole nel palmo della mia mano. Questo potrebbe sembrare un po' una mano. Eh sì, guarda. Bellissima questa. Basta, con questa chiudiamo. Sta iniziando a piovere, quindi è ora che torniamo a casa prima che parta l'acquazzone. Smetterà di piovere appena arriviamo a casa. Però se fossimo rimasti lì sarebbe partito, certo, l'acquazzone, sì. È la legge di Murphy. Abbiamo questa. Abbiamo salvato la serata agli altri. Locale molto bello, piacevole, ci torneremo sicuramente in diverse occasioni. Finiamo qua la giornata. Ciao. Mercoledì, iniziamo questa giornata andando da Primark. È bellissimo e non vuole che lo prendiamo per la sala. Ma in sala no. Ma sul divano ci sta bene. Bellissima questa. Anche questa bella. Pure questa. Il problema è che io di vestiti ne ho troppi. Non posso prenderne altri. Giovedì e oggi siamo insieme ad un grande vlogger, ovvero Efrem. Salve, ma buongiorno. Stiamo andando a Mirabilandia a bagnarci. Ma si può non andare in un parco a tema con Efrem? Si può? Let's go. È mezzogiorno, sembra che siano le 9 di sera. Comunque io a Mirabilandia ci sono già stato parecchi anni fa, però ho fatto solamente due attrazioni, non mi ricordo assolutamente nulla, quindi credo che non conti, è come se non sono mai stato. Ma mi sa che anche oggi farò massimo due attrazioni. Ah, ma aumentate di brutto, sì, eh. Sì, non possiamo uscire dalla macchina adesso. Ma è un uragano. È una follia. No, che sfiga. Guarda che roba, ma sposta la macchina, sì. Non è già questa un'attrazione fatta apposta, è la novità di Mirabilandia, è l'uragano all'ingresso. Fa paura. Benvenuti. E guardala, un altro grande vlogger e il mitico tonno. Vai,
quindi partiamo con high speed. Particolarità di questa? Fa da 0 a 100 in 2-2 secondi. È la più veloce che abbiamo in Italia. Ah, okay. La grande particolarità è che fa questa accelerazione iniziale, ti porta in alto e poi scende giù quasi in verticale. Davvero? E riparte. Ok, sembra bella intensa. Ci vediamo alla discesa. Trema le gambe. Anche che cazzo non è... Bello, mamma mia, non me l'aspettavo. Andava così veloce che gli avvitamenti non me ne sono neanche accorto. Next. Si carica adesso. Carica, ormai si va. Una non mi piace, questa. Però proviamola. Tonno, sali? Guarda che... Se tu la fai, io la faccio. Si sta preparando per salire. Quella che va su. Va bene. Piacevole, non è una di quelle che rifarei. Sopravvissuto? Da Dio, bellissimo. Andiamo di nuovo? No, no, facciamo il prossimo. Ciao. È volutamente sbiadito o è semplicemente... Ma è rovinato. Qua sembra che siamo usciti dal parco comunque, eh? Perché effettivamente un po' lo siamo. Questi erano i vecchi studi Mediaset in cui loro hanno fatto questa attrazione perché hanno preso i capannoni ed era lontana e quindi hanno fatto tutto un percorso per arrivare fin qua. E una volta c'era tutto il percorso tematizzato con la musica, le macchine distrutte. Che era più figo. Oh, ma è la prima attrazione così che vedo che ha il puntatore, che capisce dove stai sparando. Oh, sono stato io! Che figata sta roba! Porca boia, cos'è sta roba? Ti ho detto, ferma di testa, ma che cazzo stai facendo? Basta! Bella esteticamente, però mancava qualcosa. La musica? La musica avrebbe fatto molto. Non eri immerso. Carina, carina, però... Meh. Ma mi è arrivata una valangata! Ma di brutto! Da! Mi è arrivata nella schiena. Andiamo a digerire, o la va o la spacca. Molto bella, ma a giusta intensità. E tra l'altro, io sostengo questa cosa: la giusta dose di ansia e adrenalina, se non ti shakera troppo, ti fa digerire. Infatti adesso sto bene. Che bello il tramonto. Cioè, ho provato a prendere tutti quanti le attrazioni più interessanti. Adesso aspettiamo le 21 che parte l'Horror Festival. In teoria dovrebbero apparire gli zombie in giro per il parco. Ci dovrebbe essere una speciale horror house, cosa del genere. Lo scopriremo insieme. Siamo ufficialmente entrati nella parte serale del parco. Ha piovuto, ma eravamo a mangiare, quindi ok. Adesso in realtà ci sono un po' di lampi qua e là che rendono il tutto molto più suggestivo, quindi è figo. Ah, che bello. Che tematizzazione pazzesca che c'è sul serale. È un muro coi LED, credo. Non so bene come funzioni, però, onestamente. Questa parte del parco è la parte tematizzata Riviera Romagnola. Avete presente le coste con le sale giochi? Chiudo gli occhi, sono in Riviera Romagnola. Pazzesco. Ma che figata, ma quanti ci sono? Porca vacca. Salve. Qua c'è la Horror House Acid Rain, però la coda è abbastanza lunghina. Ma in realtà la coda sta scorrendo molto veloce e con la scusa che ci sono gli zombie a darti fastidio è anche divertente. E ovviamente dentro non si potrà filmare, quindi racconteremo dopo. Sentite i rumori? Carina, divertente. C'è da dire che non faceva così tanta paura, però era molto divertente perché gli zombie erano cattivissimi che ti insultavano. Divertente, molto divertente, simpatica da fare con gli amici. Divertente, l'ho già detto? No. Divertente, sì, divertente. Divertente. Ma penso che il gioco sia quello, perché non è che faceva così paura. Capito, ma se questa... prendi uno che si arrabbia... No, vedi, sarà il gioco, Ci sono zombie ovunque. Lì in mezzo che si confonde nella folla. Erca vacca, te ne becchi un altro. Basta. Ah, e siamo usciti dalla zona zombie. Qua si può stare sereni. Dovrebbe esserci lo spettacolo finale a breve. Siamo gli unici qua, tra l'altro sotto la pioggia. Non so cosa sta facendo.
E stiamo aspettando lo spettacolo, ne abbiamo speranza. Vado un attimo giù. Come piove non si è fatto lo show finale e concludiamo qua questa piacevole giornata, che in realtà siamo stati fortunati perché appena messo piede nel parco ha smesso di piovere, abbiamo fatto tutte quante le attrazioni grazie al flash pass che è il saltacoda. Lusso, sono stanco. Venerdì, mi sono alzato verso mezzogiorno e mezza. No, Maya, lì c'è puzza di piscio, ma quante ne stai facendo? No. Dicevo, mi sono svegliato a mezzogiorno e mezza e oggi monticchiamo un pochettino, che non lo facciamo da tanto, e poi credo che ci rilasseremo. La giornata iniziando She-Hulk. Sabato stiamo andando a fare merenda in un bar che abbiamo visto esserci un'ampia scelta di dolcetti vegani. Speriamo in bene. Porca vacca, è chiuso. In teoria ci avevano detto che erano aperti e invece no, ci hanno fatto il super prank. Vabbè. E dopo mezz'ora di cammino siamo venuti a mangiarci queste bowl. Che faccia che c'hai? Tanta. Giuro che facciamo anche altro oltre a mangiare. Però è stata una giornata abbastanza noiosa. Questa è la cosa più interessante. Il cibo. Buon appetito. Domenica. Anche oggi è una giornata in cui non abbiamo nulla da fare, quindi boh. Ah, va che bel piatto da palestrato che abbiamo qua. Non so cosa dire riguardo a queste settimane. Sono un pochettino squilibrate, però va così. La città si è svuotata, non c'è molto da fare. Non abbiamo una macchina con cui possiamo uscire. Prendiamo il car sharing e noleggerla tutto il giorno. Ogni tanto ci sta, tutti i giorni sarebbe un problema. E quindi va così. Ma da settimana prossima in teoria dovrebbero ritornare le attività. Se volete potete... No, vabbè, niente. Ciao.